Allora, storia dell'arte in autostrada con occhiale perché c'è troppa luce e non mi consente di tenere gli occhi aperti e con portatelefono un po' precario. Voi direte, ma perché allora potevi evitare? No, perché c'è l'urgenza. Oggi voglio parlarvi della pittura astratta e soprattutto di Vasilij Kandinsky, un pittore russo che all'inizio del Novecento, intorno al 1910, dà una svolta proprio fondamentale alla pittura. Allora, vediamo di raccontarlo in pochi minuti, cosa non facile. Allora, che cos'è la pittura? È qualcosa che sta per la realtà. La pittura ha sempre rappresentato qualcos'altro. Ancora oggi, quando vediamo un quadro e non è molto chiaro, noi chiediamo cosa rappresenta, che è una domanda anche sbagliata da porre oggi dopo Kandinsky. Perché? Perché lui, Vasilij Kandinsky, dice che la pittura è giunta a un'età tale, non dice proprio così, ma lo dico io per rendere bene il concetto, che può anche camminare con le proprie gambe, cioè si può liberare quel compito che ha avuto per molti secoli, cioè la rappresentazione della realtà. Come fa a liberarsi di questo? Con le proprie gambe. Quali sono? La forma e il colore. La forma e il colore permettono al pittore di creare un quadro indipendente, autonomo dalla realtà, astratto. Kandinsky, prima di arrivare a questo, ascolta molta musica, prende queste idee dalla musica, da Wagner, da Schoenberg. Dice: io voglio comportarmi allo stesso modo. Sentite queste due note. Sentite, queste sono legate da un semitono che è l'unità minima della musica. Ora vi suono tre note contemporaneamente. Le avete sentite? Adesso io sposto il dito centrale di mezzo tono, quindi l'unità minima, e sentite cosa accade. Beh, sono due mondi, no? Il primo è un accordo maggiore, il secondo è un accordo minore, si chiamano così, ma suscitano in noi emozioni completamente diverse, no? Allora, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la pittura solamente con il colore e con la forma può emozionarci, può raccontarci qualche cosa. Vuol dire questo. E allora lui scrive questo libro, Lo spirituale dell'arte, e ci spiega cosa intende per colore. Sentite. Il giallo, da un punto di vista psicologico, può raffigurare la follia. Si può anche paragonare all'estate morente che dilapida assurdamente le sue energie nell'incendio delle foglie autunnali, di quelle foglie da cui ormai è scomparsa la quiete dell'azzurro che è salito in cielo. Nascono così colori folli di energia, ma incapaci di profondità. Perché? Perché la profondità ce l'ha il blu, che più è profondo e più richiama l'idea dell'infinito, suscitando la nostalgia della purezza e del soprannaturale. Quando poi si mescolano questi due colori, il blu e il giallo, allora si ha il verde e dice nasce la quiete. Il verde assoluto è il colore più calmo che ci sia, non si muove, non esprime gioia, tristezza, passione, non desidera nulla il verde, non chiede nulla, ma che bravo. Quando il verde assoluto perde il suo equilibrio, si alza verso il cielo e diventa vivo, giovane, gioioso. La mescolanza col giallo gli dà nuova forza. Se invece si oscura per un eccesso di blu, ha un suono completamente diverso. Diventa serio e, per così dire, pensieroso. Il rosso, che di solito abbiamo in mente, è un colore dilagante e tipicamente caldo, che agisce nell'interiorità in modo vitalissimo, vivace e irrequieto. In questa agitazione, in questo fervore introversi, poco rivolti all'esterno, c'è per così dire una maturità virile. Beh, insomma, il rosso, maturità virile. Il marrone, colore ottuso, duro, poco dinamico, e avanti così, pagine e pagine, a spiegarci che cosa sono i colori, che alla fine capiamo non essere colori, ma essere quasi persone o stati d'animo. Capisci? Cioè, non sono più i colori così, i colori che servono a qualche cosa, no? Non servono più a niente, sono dei colori che hanno in sé delle caratteristiche, va bene, che li svincolano dal ruolo che hanno avuto precedentemente. Faccio un esempio banale: il giallo ha un suono, non è solamente il colore che serve per fare il sole. Il blu ha un suono diverso, può stare in piedi da solo anche senza essere, che so, il cielo o il mare. Mi spiego, questa è la differenza. Cioè, farci sentire, ecco, forse questo è il termine, farci sentire la musicalità, il suono, la vitalità di questi colori. Allora,
costruisce questo primo quadro astratto intorno al 1910, che non rappresenta più nulla se non se stesso. E poi, andando avanti, negli anni 20, queste composizioni diventano delle vere e proprie sinfonie di colori e di forme. Cosa succede se metto il giallo in un cerchio? Cosa succede se lo metto in un quadrato, in un rettangolo? Ecco, bisogna leggere lo spirituale nell'arte, ma non è necessario. Basta guardare il quadro e rimanere lì, veramente a bocca aperta, per il suono che questo quadro trasmette, per la musicalità, e soprattutto senza mai chiederci cosa rappresenta. Non rappresenta nulla, perché è finito il tempo in cui la pittura doveva rappresentare qualche cosa. La pittura è diventata maggiorenne, possiamo dire, andare avanti con le proprie gambe, è indipendente, è una grandissima svolta che dobbiamo principalmente, ma non solo, a questo pittore di cui vi ho parlato oggi, che si chiama Vasilij Kandinsky.